Consigliera Laricchia, prima si parlava di chiusura di Ilva, poi chiusura progressiva delle fonti inquinanti, ora si è girato il brodo e si parla di produzione di idrogeno. Ci vorranno 15-20 anni. Intanto la domanda è a lei, non a te Vianello. Intanto si continua a morire in Ilva di inquinamento, la struttura, la fabbrica è fatiscente, le vostre sono solo promesse, perché il ministro Patuanelli ha detto chiaramente si deve continuare a produrre acciaio. Acciaio è morte. Io ritengo che l'impegno sulla chiusura progressiva delle fonti inquinanti, che abbiamo messo nero su bianco già durante le comunali del 2017, poi durante la campagna elettorale delle politiche, quando abbiamo progettato il futuro per Taranto e abbiamo portato avanti le nostre promesse, sapevamo perfettamente quali erano le difficoltà e i limiti. Guardi, gli stessi che oggi magari ci accusano, come lei dice, di non chiudere l'Ilva, sono quelli che ci accusavano di non promettere. Voi avete parlato di chiusura di Ilva, voi l'avete detto, non io. Quando abbiamo chiesto... Quando... Vianello, non faccia il suggeritore, penso che sappia parlare il presidente, il candidato presidente. Il giornalista no. Quando abbiamo... Il suggeritore, penso che sia all'altezza. Questo, le dico subito, è un caso, è un territorio che emoziona tutti. Andiamo al sodo, perché non cacciamo ArcelorMittal? Perché non cacciate ArcelorMittal? Se lei vede questo coinvolgimento e questo intervento di tutti è perché è un territorio che emoziona tutti e tutti lo sentiamo veramente nel... Con l'emozione non si sconfiggono i tumori. Assolutamente, non bastano, ma è... Chiusura! Comunque io accolgo ovviamente anche il suo impeto, che è quello del territorio, e ci dà la motivazione per andare avanti sempre con più determinazione. Visto che Taranto gode di turismo, di mare, perché non si chiude, tu corre e si vive di altro? Chiusura, senza se, senza ma, non acciaio green è una favola. Guardi, la riconversione economica è un passaggio fondamentale che moltissime realtà hanno affrontato. Io anche sono stata la prima a portare alla Fiera del Levante nel 2016 le altre esperimenti di riconversione economica che hanno interessato il mondo. Nessuna riconversione, chiusura. Che hanno interessato il mondo. Questo perché? Perché è un passaggio epocale che va gestito e va affrontato. E quindi ce ne assumiamo. Ad aver ingannato i tarantini. Ce la faremo. È un inganno, è una domanda, una domanda. Stai facendo un comizio. È una domanda. Allora, non sono candidato, non solo, nessuno li vuole chiudere. E voi siete come gli altri e peggio degli altri.